benvenuti a questo nuovo appuntamento con Allevatori di Sardegna, in collaborazione sempre con l'ARS. Oggi siamo a Berchidda, nell'azienda di Luciano Niedu, che alleva suini di razza sarda. Dunque oggi scopriremo le caratteristiche di questa razza, scopriremo anche che è una razza davvero autoctona della Sardegna. Andremo a vedere un po' come si alleva, cosa mangia, vi faremo scoprire tantissime curiosità. Andiamo! Siamo a Berchidda e più precisamente nell'azienda Niedu, nell'azienda agricola Niedu, e siamo circondati da suini di razza sarda. Per parlare di questa razza, che possiamo definire una razza autoctona, abbiamo qua un esperto che è Sebastiano Porcu dell'agenzia Forestas, a cui chiediamo di raccontarci un po' la storia di questo suino di razza sarda. Perché lo possiamo definire suino di razza sarda? Autoctono, no? Sì. Allora, questo è dovuto proprio a degli studi che sono stati iniziati intorno ai primi anni del 2000, intorno al 2002-2003, quando c'era un agronomo che era stato assunto dall'Istituto Zootecnico Caseario per un progetto Interreg per poter effettuare delle ricerche sull'allevamento suino e caprino in ambiente mediterraneo. In alcune zone questo agronomo non riusciva ad entrarci, e questo soprattutto dovuto alla presenza della peste suina africana in certi territori e anche dovuto alla diffidenza di alcuni pastori. Lo accompagnai e mi accorsi che in alcune zone c'erano dei maiali con delle caratteristiche morfologiche strane, tra virgolette, che io, pur avendo fatto anche l'allevatore, non conoscevo. Da lì mi incuriosì e iniziai come autodidatta a fare delle ricerche storico-bibliografiche mettendomi la domanda proprio, mi sono fatto la domanda se c'era una razza autoctona sarda. Da lì, con questi studi, sono riuscito a sapere che proprio c'erano anche delle descrizioni antiche. Innanzitutto il suino in Sardegna è stato allevato dal periodo neolitico, e questo grazie a dei ritrovamenti di ossa durante gli scavi archeologici, e poi gli studi di archeozoologia riescono a definire se appartengono a un suino domestico o a un suino o al cinghiale. Da lì poi, partendo con tutte queste ricerche, abbiamo visto che anche in ambiente nuragico c'erano dei bronzetti che contraddistinguono in modo ben definito il maiale dal cinghiale, e in più anche in periodo romano degli scritti, quindi dagli storici di allora romani proprio descrissero che c'erano in Sardegna numerose aziende dedicate all'allevamento suino. I sardi pagavano addirittura dei tributi in carne o in animali vivi che venivano trasportati alla volta di Roma. E poi siamo passati al periodo medievale e così via, fino ad arrivare poi al 1774, grazie ad opera del Cetti. Ci fu una descrizione proprio del suino di razza sarda. Ecco, infatti, quali sono queste caratteristiche morfologiche che ci fanno capire che siamo di fronte a un suino di razza sarda? Nelle descrizioni date dal Cetti, proprio sul suino di razza sarda, lui li differenziava da altri maiali di razze italiane per la presenza di una criniera, di un ciuffo, di una criniera dorsale, di un ciuffo lombare. Qua si vede poco perché in questo periodo iniziano a perdere un po' le setole, e poi della cosiddetta coda cavallina, che vediamo pendente e anche molto setolosa. Alle volte possono essere presenti le tettole come questa scroffa, sannabras in sardo, o l'orichinas o pendulinas o altro. Le orecchie sono pendenti in avanti o di lato. Le caratteristiche invece di esclusione sono quelle per le orecchie, se sono dritte, cosiddette orecchie da lupina, tipo quelle del cinghiale, che sono rette in alto. Caratteristica di esclusione è proprio l'assenza della criniera
del ciuffo lombare, come possiamo vedere anche in questa scrofa qua, che di criniera ne ha poco e niente, e anche di ciuffo lombare. In più c'è una massiva presenza del colore rosa anche all'interno delle cosce, come possiamo vedere. Delle cosce e così via. Questo, diciamo, anche grazie al lavoro che sta effettuando l'allevatore per il mantenimento di questa razza autoctona, lo esclude proprio già in partenza. Invece il colore del mantello può essere molto vario, può essere pezzato, nero, oppure anche bianco, può essere anche rossiccio, come per esempio questa scrofa che vediamo qui, che qui si vede perfettamente anche la criniera e anche l'accenno del ciuffo lombare. E il colore è proprio anche sotto, si vede, non è rosa ma è un colore proprio vinaccia, ed è bellissimo come esemplare. Luciano Nieddu è il padrone di casa qua. Ti chiediamo di raccontarci un po' questa sfida, tu l'hai definita una sfida, dell'allevamento del suino di razza sarda. Appunto una razza particolare, è stato detto, una razza autoctona. Raccontaci un po', com'è che ti è venuta questa idea? Allora, è nata come una sfida. Dopo questi anni di crisi, di Covid, il calo del mercato, dovevamo inventarci qualcosa. Purtroppo utilizzare le razze tradizionali significava andare sul mercato con un prodotto che avevano tutti. Questo per me cosa succedeva? Succedeva che si confondeva e quindi non potevi dargli il valore che aveva. L'unica cosa che si poteva fare era utilizzare una razza autoctona come questa sarda. Io sono stato uno dei critici maggiori della razza sarda perché arrivavo da un allevamento intensivo. E quindi, sai, il fatto che la razza sarda si diceva non producesse tanto un po' mi spaventava. Invece ho iniziato questa sfida, è una razza che si adatta a parte tantissimo allo stato semibrado, ha delle caratteristiche molto importanti sia come attitudine all'allevamento e sia come qualità della carne. È una razza che secondo me può dare tantissime soddisfazioni al mercato sardo e poi quando ci sarà il momento di esportare anche ai mercati nazionali ed esteri, ed è per quello che bisogna puntare, è un qualcosa che abbiamo solo noi e gli altri non hanno. Parliamo anche delle caratteristiche della carne, perché è diversa la carne di questo suino di razza sarda dal suino che conosciamo tutti, certo, il classico maialetto rosa che insomma sappiamo tutti. Certo, è diversa perché non è stata fatta selezione in questi tanti anni, selezione sulle carcasse, quindi non è geneticamente modificata come possono essere tutte le linee che utilizziamo tradizionali, quindi mantengono ancora quelle caratteristiche importanti che sono la carne con l'infiltrazione del grasso, una copertura di grasso importante spesso e anche morbido per quanto riguarda, e poi è una carne, a mio avviso, poi questo lo vedranno anche i consumatori, un po' più dolciastra rispetto alle altre carni delle altre razze. È molto importante, queste caratteristiche sono molto importanti per la trasformazione, ad esempio i prosciutti o tutti gli altri insaccati fatti da questa razza hanno meno perdita, hanno meno calo nella stagionatura, e questo fa sì che sia un prodotto diverso e particolare rispetto agli altri. Beh, sicuramente anche il sapore, a parte il sapore più dolciastro come hai detto, sì, tu, ma anche insomma proprio la resa alla fine, il sapore del ripeto, non sono degli animali modificati geneticamente, certo, e quindi hanno ancora delle caratteristiche importanti soprattutto nel gusto. Questo è da tenere in considerazione. Poi allevati in un allevamento semibrado dove si avvantaggiano della luce, della qualità dell'aria e del non stress, perché qua non subiscono stress, quindi non vanno in circolo tutti quegli ormoni che poi compromettono anche la qualità della carne e fanno sì che questa carne si distingua. Cosa mangiano? Allora, queste scroppe vengono alimentate con un mangime apposito
gestazione nel periodo della gestazione, lattazione nel momento in cui hanno i maialetti allattando e poi in base alle loro fasi di accrescimento ci sono dei mangimi appositi. Anche lì stiamo facendo un lavoro con l'Università di Sassari e anche un lavoro con un mangimificio sardo per creare una linea adatta solamente alla razza sarda, perché sono, ripeto, sono particolari, quindi trattandole come trattiamo gli altri, con queste già sbagliamo. Ecco, e tu come ti sei trovato? Cioè il passaggio da un allevamento tradizionale a questo, cosa ha comportato proprio per come te, come allevatore? Come tutte le cose che si intraprendono così all'inizio, c'è l'entusiasmo della sfida, poi magari noti anche qualche differenza tra come può essere la razza sarda e la large white o la Landers. Perché? Perché è meno produttiva, ma questo non ci deve spaventare, perché il fatto che sia meno produttiva è solo il fatto che non è stato fatto in tutti questi anni passati o comunque una selezione anche per crescere questi parametri. Adesso tramite l'ARS, l'associazione, stiamo facendo un lavoro anche di selezione, quindi tutti questi parametri di crescita, di numero di capezzoli, di numero di nati saliranno per forza, perché c'è selezione, si elimina un po' di consanguinità, quindi anche noi saliremo coi i risultati della, e ci darà soddisfazione, sono sicuro, perché l'ho già vista che una razza è anche docile, la vediamo qua. Sì, siamo in mezzo. Siamo in mezzo, non si muovono. Non, e quindi non sono spaventati, tutto questo farà la differenza. Riusciremo a selezionarla, a fargli fare i numeri. Non è che non è faccia, questo lo voglio precisare. Sono animali che fanno 9, 10, 11, 12 maialetti. Ovviamente il numero di nati dipende molto dal management dell'azienda e quindi da come si dà il verro, da quando viene dato, dall'alimentazione pre-fecondazione, tutte queste cose poi ti permettono di fare anche dei numeri. Poi hanno un aspetto molto particolare rispetto agli altri, che sono molto attenti alla prole, quindi difficilmente schiacciano maialetti, ecco. Al contrario delle altre razze che fanno 20 maialetti e se ne schiacciano 10, se ne schiacciano 8, 7, queste ne fanno pochi ma se li tengono. Ecco. Sei un allevatore e vuoi ottenere il massimo dal tuo allevamento? Prova i nostri mangimi fibrosi. Siamo specializzati nell'alimentazione di pecore, capre e bovini e abbiamo prodotti studiati appositamente per migliorare la qualità del latte e aumentare la produzione del tuo allevamento. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita a Bassa Cutena, Muros, Tiesi, Sologolula, Arborea e scopri di più sui nostri prodotti. Sabato 10 giugno alle ore 13, in replica domenica alle ore 15, Allevatori di Sardegna sarà ad Arborea. L'argomento è il bovino da latte, ne parleremo con esperti, con allevatori, con tecnici. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto, canale 13 Tele Sardegna. Il suino di razza sarda, una razza particolare, una razza che ha bisogno comunque di cura e naturalmente anche di studi appropriati. Certo, il suino di razza sarda è una razza diversa dalla maggior parte delle razze che sono comunemente presenti negli allevamenti e questo ha, come dire, già l'implicazione del fatto che chi alleva suino di razza sarda deve però ragionare adattando un sistema di allevamento e per esempio piani alimentari rispetto alle esigenze di quell'animale, perché è un animale diverso, un animale che tende a mettere più grasso per esempio, e questo può essere un vantaggio per la produzione di carcasse da salumeria, però per farlo crescere in maniera ordinata, comunque regolare, e depositare anche grasso della qualità che ci serve, è necessario fare degli approfondimenti, a fare degli studi. Ecco, e in questo chi è che aiuta l'allevatore? E come l'allevatore si pone di fronte al fatto che non è un suino comune? Allora,
chi è che aiuta l'allevatore in questo momento? Noi, diciamo così, è un po' di tempo che come Dipartimento di Agraria abbiamo aperto una linea di ricerca specifica sull'allevamento del suino di razza sarda, quindi sia in termini di tecniche di allevamento che di individuazione delle esigenze alimentari di questo animale. Quindi su questo ci stiamo lavorando, abbiamo già ottenuto anche delle informazioni, dei dati che sono piuttosto interessanti, anche perché mettono le condizioni di avere un'idea per l'allevatore sui ritmi di accrescimento di questi animali e su come questi ritmi di fatto assecondano anche la qualità della carcassa. Questo è questo punto di vista. Per gli allevatori questo tipo di informazione è basilare, perché il loro punto di vista spesso viene dalla visione dell'allevamento del suino cosmopolita, quindi gli allevatori in realtà seri, perché abbiamo allevatori seri come appunto Luciano Niedu, seri che allevano suini di razza sarda, hanno la base delle conoscenze dei bianchi, ma sono già in grado di capire dove devono intervenire per modificare tecnica e per esempio piano alimentare rispetto a queste esigenze. Entriamo un po' più nello specifico su questo piano alimentare, in che cosa consiste? Diciamo così, che il piano alimentare sarebbe le formulazioni delle razioni o degli alimenti da somministrare agli animali rispetto alle fasi che stanno attraversando, quindi le fasi fisiologiche che stanno attraversando, ma in funzione di quello che è anche l'obiettivo finale. Per intenderci, se io devo fare un piano alimentare per per esempio una nidiata di suinetti che devo macellare come la tonsoli, quindi per fare il suinetto da latte, per intenderci, chiaro che mi devo comportare in maniera tale che le caratteristiche della carcassa e l'accrescimento dell'animale sia il più adeguato possibile, e questo è proprio quello di bilanciare quello che io gli do rispetto a quello che lui serve, rispetto a quello che a me serve che lui faccia. L'allevamento abbiamo visto a pascolo semibrado per lo più. Quanto conta questo poi per fare davvero un piano alimentare serio? Nel piano alimentare, per esempio, tra un animale che è tenuto all'aperto, quindi che di fatto ha il dispendio anche energetico per il movimento, che di fatto sarebbe anche una sorta di vantaggio in termini di benessere per l'animale, perché asseconda il proprio istinto da grufulatore, per esempio, è chiaro che io devo tener conto del fatto che quell'energia che l'animale sta consumando per fare quel movimento non ce l'ho come energia che va a depositarsi come riserva corporea. Quindi i piani alimentari vanno bilanciati, per esempio, con l'apporto energetico per assecondare anche quella, ma che non gli manchi quantità di proteina sufficiente invece per l'accrescimento ponderale della carcassa dell'animale. Con Antonio Siotto, veterinario ARS, che si occupa anche del servizio di consulenza tecnica, parliamo del disciplinare che riguarda questo suino di razza sarda, che è molto importante, no? Certo, noi come associazione crediamo molto nel servizio di consulenza, perché è indispensabile per l'allevatore, anche al fine di valorizzare questa razza, che è una razza dalle caratteristiche plasmate dal territorio della Sardegna e che quindi si ripercuotono anche sulla produzione della razza stessa, è necessario un servizio di consulenza che ARS ha posto in campo con l'acquisizione di nuove professionalità, agronomi e veterinari specializzati in ambito zootecnico, affinché l'allevatore abbia la possibilità di poter essere affiancato nel percorso di salvaguardia e valorizzazione della razza da tecnici specializzati. Noi abbiamo appunto istituito un servizio di consulenza che prevede sia dei controlli di tipo veterinario, che sono finalizzati alle garanzie sul benessere degli animali. Si tratta di una razza di estrema rusticità e quindi, rispetto alle razze cosiddette cosmopolite, quelle che sono state introdotte in Sardegna, che di fatto hanno compromesso in parte il patrimonio genetico che noi stiamo faticosamente, soprattutto grazie all'impegno degli allevatori che ci hanno creduto, salvaguardando e riportando appunto in auge, abbiamo istituito un servizio di consulenza sanitario per garantire anche al consumatore che questi animali vengono allevati con determinate caratteristiche di allevamento, con garanzie per quello che riguarda il benessere degli animali. E questo chiaramente è importante. Per quello che riguarda l'alimentazione ci sono i nostri zootecnici agronomi che supportano l'allevatore per quello che riguarda l'alimentazione in allevamento, che serve appunto come strumento fondamentale per caratterizzare le carni di questi animali.
Stiamo parlando del suino di razza sarda e qui abbiamo Stefano Giua, che è un agronomo dell'ARS, perché abbiamo un marchio per questo suino di razza sarda, è un marchio che comunque garantisce la qualità e garantisce anche tutti i controlli necessari per poterlo definire vero suino di razza sarda. Sì, esatto. Il marchio è stato creato dall'associazione circa un anno fa e con questo marchio stiamo promuovendo la filiera. Per promuovere la filiera stiamo lavorando a stretto contatto con gli allevatori, perché noi seguiamo il suino dalla nascita, trasmettiamo i dati delle marcature dei suini, che devono essere marcati entro i 45 giorni dalla nascita, devono stare sotto la scrofa, quindi per il riconoscimento genetico dell'animale, trasmettiamo i dati all'ANAS. Dopodiché li seguiamo anche nel percorso fino alla trasformazione, quindi facciamo un controllo nei macelli per vedere i pesi, le rese, eccetera, e anche con i salumifici che hanno fatto la convenzione con ARS per poter produrre con questo marchio. Il controllo avviene su tutta la filiera, viene fatto da noi, è un controllo interno, ma abbiamo anche un ente certificatore nazionale che fa il controllo di secondo livello, quindi noi possiamo garantire il prodotto dalla nascita fino alla trasformazione e anche alla commercializzazione, perché comunque i lotti commercializzati sono trasferiti dai trasformatori al nostro sistema, che tiene tutti i dati in base al numero degli animali e le produzioni effettuate. Un altro controllo che ci stiamo avviando a fare sarà quello del suinetto, perché il suinetto che non viene usato per la riproduzione, quindi per il mantenimento della razza, viene tatuato nei due padiglioni auricolari e agli allevatori che porteranno i loro suinetti al macello forniremo due etichette da mettere nelle due mezzene per poter distinguere il nostro prodotto dal prodotto tradizionale, che ha delle caratteristiche molto differenti e quindi lo dobbiamo valorizzare. Tutto questo lavoro è stato fatto per dare un valore aggiunto agli allevatori. E comunque il consumatore deve stare attento al marchio. Esatto. Perché quando troverà il marchio prodotto suino 100% di razza sarda è sicuro che ci sono tutti i controlli dalla nascita sino al prodotto che trova in macelleria o anche al supermercato. Esatto. Che è davvero certificato, perché grazie a voi, insomma, esatto, che seguite passo passo tutti i controlli. Nell'immaginario collettivo è la pecora, simbolo della Sardegna. Il semiologo Francesco Usedda sfata questo mito in un libro, dove racconta come il maialetto abbia accompagnato la storia dei sardi per millenni, sin dall'età nuragica, raccontandoci come popolo. Dietro a quella che Antine Nivola, il nostro grande artista, scultore, chiamava la civiltà del maiale, si è costruita la storia e la vita dei sardi lungo i millenni. E appunto noi con il maiale conviviamo da come minimo 3.000 anni, se vogliamo un po' così riandare all'epoca nuragica, in cui abbiamo prove del consumo del maiale e del maialetto nello specifico, che veniva usato in occasioni rituali e dunque diciamo in momenti cerimoniali importanti, tanto che ce ne rimangono resti sia dentro le capanne nuragiche delle riunioni, sia nei bronzetti votivi, cioè dove i capi tribù offrono alle divinità il maialetto, proprio come momento di coesione della comunità. E in qualche modo, anche se noi oggi ce ne siamo scordati, quella storia vive ancora con noi, lo percepiamo in fondo, anche quando consumiamo il maiale lo facciamo, certo, chiaramente anche in occasioni quotidiane, perché ci piace mangiarlo, non lo possiamo negare. Però in molti casi lo facciamo in momenti festivi, pensiamo a quanto, cioè, il maialetto è immancabile anche nei matrimoni, per esempio, o nei momenti di festività per i santi, quando ci si riunisce nei santuari, anzi c'è ancora in qualche modo l'offerta, gli allevatori offrono i maialetti, ma diciamo in generale noi percepiamo che quando lo mangiamo si sta ricompiendo un po' un rituale, e questo sicuramente
ci convince, ci deve far capire che questa cultura è una cultura profonda, è una cultura anche di rispetto dell'animale, di grande attenzione anche per la qualità della sua vita e della sua esistenza, ed è anche, diciamo, un momento sacrificale in cui in qualche modo lui si sacrifica per noi. Lo diceva bene sempre Nivola, è come un familiare che è cresciuto con noi, ci ha aiutato a superare le difficoltà della vita, pensiamo soprattutto nelle nostre comunità, fino a, diciamo, 60 anni fa l'uccisione del summannale era fondamentalmente il modo per scavallare l'inverno e tenere viva, diciamo, tutta l'economia comunitaria, e dunque in qualche misura è qualcuno che vive con noi, a cui noi dobbiamo grande rispetto, e ancora oggi, diciamo, può aiutarci a, in un contesto nuovo, davanti a un'economia diversa, però a scavallare anche le tante crisi che viviamo economiche, può essere appunto un fattore di rilancio di vita per i sardi, per le comunità, per le nostre imprese, chiaramente. Bene, vi abbiamo raccontato di questo suino di razza sarda, di questa razza autoctona. Grazie all'ospitalità di Luciano Niedu qua a Berchida, siamo nella sua azienda. Speriamo di aver soddisfatto anche le vostre curiosità, non solo sull'origine di questa razza, ma anche su come si alleva e sulle prospettive per il futuro, non solo per gli allevatori, ma anche per noi consumatori. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e grazie per averci seguito.